I nostri figli vanno in rete, usano lo smartphone anche di notte in camera loro, spesso lontano da noi, ma se fanno danni chi paga? Abbiamo già ricordato che lo smartphone è una macchina da non dare in mano a chiunque a qualsiasi età, perché può procurare danni al cervello, insonnia se usato di notte, crea dipendenza ed è il principale strumento da cui partono atti di cyberbullismo. Se i figli hanno meno di 14 anni, sono in tutto responsabili i genitori. Esiste in Italia una legge contro il cyberbullismo che lo definisce: qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto di identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione e trattamento illecito di dati personali realizzati in via telematica. Tutte queste forme di violenza ed altre che si possono esercitare online sono un reato, quindi basta che una vittima denunci quanto ha subito, e per la vittima è l'unico modo di uscirne, per far partire un'inchiesta della polizia postale che è sempre in grado di risalire al colpevole. Non esiste anonimato. La denuncia dei genitori, se la vittima è minore, fa partire due conseguenze: un procedimento penale o un'ammonizione del questore se non c'è denuncia, e il pagamento, se richiesto, di danni fisici e morali. I minori di 14 anni per legge non possono rispondere direttamente ed allora vengono coinvolti i genitori, che sono tenuti ad educare e sorvegliare i figli, quindi a pagare multe e danni. Anche la scuola ha le sue responsabilità, specie se i reati sono commessi da scuola, perché quando i ragazzi sono sotto la tutela dei docenti, la responsabilità di educare e sorvegliare viene delegata a loro e il dirigente ha il compito di organizzare bene. Gli scenari possibili sono quattro a tutela della vittima: richiesta di oscuramento del sito, intervento del garante della privacy perché questo avvenga entro 48 ore, ammonimento del questore se i genitori del minore non vogliono denunciare, se il responsabile ha più di 14 anni, oppure denuncia della Procura della Repubblica, e in tal caso si apre un vero e proprio processo penale che avrà ripercussioni sulla vita e sulla carriera del responsabile. Se i reati sono gravi, i ragazzi hanno dai 14 ai 18 anni e potrebbero essere socialmente pericolosi, può anche essere coinvolto il riformatorio. È difficile quantificare le multe e gli anni di pena perché ogni tipo di azione violenta è collegato a un reato già presente nel codice penale e poi deve stabilirlo il giudice in base alla situazione. Comunque già prima della legge si parlava di multe dai 4.500 ai 2.000 euro e di pene dai 6 mesi ai 2 anni di carcere per i casi più gravi. Ovviamente molto di più se il reato, ad esempio la persecuzione per motivi sessuali, ne aveva causato la morte per suicidio, come è già successo. Il processo penale si può concludere con la condanna alla reclusione del colpevole o al pagamento di una multa, oppure con l'obbligo di attività socialmente utili. Oltre a questo rimane il risarcimento dei danni morali. Infine, una sentenza della Corte di Cassazione ha stabilito che la rete è un luogo pubblico, quindi i reati sono più gravi perché vi assistono più persone, il danno è maggiore e quindi le pene vengono aumentate. Per fortuna la legge prevede, soprattutto per il cyberbullismo, che venga combattuto prima con l'informazione, la sensibilizzazione, incontri tra docenti e genitori, progetti educativi appositi e un referente per scuola responsabile della prevenzione, della tutela delle vittime e la informazione sulle possibili strade per uscirne, anche collaborando con iniziative e associazioni. È importante che i genitori, i ragazzi e i docenti siano informati di questa situazione, perché proteggano i figli, se possibili vittime o possibili bulli, tenendo un canale di comunicazione aperto con loro, facciano quanto è loro dovere, ma soprattutto educhino, prevengano, coinvolgano i figli in una riflessione che parta da una domanda: ma perché è successo?